Ciao a tutti ragazzi, io sono l'unico e solo e oggi siamo tornati su Minecraft Murder Mystery. Per chi non si ricordasse questa serie, in cosa consiste? In poche parole, tu puoi essere o il killer, o l'investigatore, o un innocente. Se sei un innocente devi scappare. Se invece sei il killer devi uccidere tutti, se sei il detective invece devi trovare il killer. Il killer ha una spada in ferro che utilizzerà per uccidere gli altri. Il murderer è già stato ucciso. Questa partita è stata fin troppo semplice. Allora, tipo fa avevo fatto tipo una serie cioè avevo fatto tipo un episodio troll, mi ricordo. Che mi era anche piaciuto un sacco per il fatto che... Ecco, era in questa mappa! Che su in cima, tipo, c'è una porta, c'è un posto dove tu ti puoi nascondere, tipo una specie di... Cioè, tipo una porticina dove tu ti puoi nascondere. E tipo, mi ricordo che io mi ero nascosto, ero il killer, ci ero entrato, c'avevo il detective davanti, non si era reso conto che era il killer, l'avevo killato in una maniera impressionante. Ok, sono un innocente, quindi... No. Chiunque tu sia, devi andartene via di qua. Da sto tizio brutto. Non era il killer. Oh, hanno ucciso il detective, cazzo. Questo significa che adesso il killer è a piede libero. Sicuramente quello con i capelli lunghi non è il killer, perché era con me quando sono state ammazzate tutte le persone, quindi non può essere lui. Shiftiamoci per evitare che vedano il nostro nome. Ora se arriva, bro, nel caso mi ricorderò di te come una brava persona. Siamo rimasti solo noi due come innocenti, quindi se il killer conosce la mappa può venirci a pigliare. Se no, no. Sta venendo qua il killer. E c'è un'unica soluzione: resistere 2 minuti stando qua camperato. Potrebbe essere una soluzione. Dai, che il killer non la conosce la mappa. Su, che non ci viene qua perché non vede che sono qui. Dai, che il killer non lo sa che sono qua. Ma secondo me mio compagno era uscito, per questo che l'ha ucciso. Ah. Ma tipo fregato in una maniera impressionante. No vabbè raga. Però dai, ho resistito bene, su. Non ditevi che non è vero. Cioè ho resistito troppo bene. Oh, sono un innocente. Dai. Questo qua non sta pigliando l'oro, dai. Non ci credo, no. Poi io tento di pigliare più oro possibile. E di devastare sto stronzo. Come si fa ad entrare lì dentro? Non si può entrare qua. Non è che lui ci passa, io no. Che versione di merda. Ma mi pare normale che... Chi era il killer? No, è lui. È quello che prima non lo era, che adesso lo è. Che adesso venga te spacco, culo. Siamo in 3, bello. Sono un innocente, devo scappare il più lontano possibile. Magari cercare tipo un sotterraneo o qualcosa del genere. Però questa mappa ti puoi dispedere che è un piacere. Se potessi giocare. Mi hanno ucciso subito. Carina sta mappa. Ciao Kazuli. Ciao. Lo so, sono brutto, ma non è questo il motivo per cui non mi devi parlare. Ma non vale, lui c'ha già l'arco, io non c'ho ancora la spada. Ok, siamo in 2, quindi... Il primo che colpisce ha la vittoria in pugno. È infame! Com'è morto se sono io il killer? Boh, raga, Murder Mystery è così. Ci vai a caso. Va bene, raga, direi che ne faccio ancora una. E poi chiudiamo il video. Però voglio aspettare Arena 6 per il fatto che come gioco mi piace. Cioè che come roba mi piace. Ok, bella, siamo già in 5 in questa mappa, che è l'unica dove riesco a fare qualcosa di sensato. Allora, posso passare tramite le porte aperte? Sono un innocente. Quindi devo scappare. Guarda se questa versione deve buggarsi così.
porta, non posso entrare nelle porte. Ah, ho vinto. Niente, direi che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento, mi piace, se siete nuovi, iscrivetevi. Noi ci vediamo nel prossimo video e ciao a tutti. Finalmente ho trovato un modo per non dire se siete già iscritti.